I Granata dovevano uscire imbattuti dalla difficile trasferta di Palermo, dove ad attenderli c'era un Palermo Olimpia con l'acqua alla gola. E così è stato. 1-1 e tutti contenti alla fine. La Cireale, perché marciando in perfetta media inglese, riesce a mantenersi in testa alla classifica, sia pure in condominio con il Mazzara imbattuto da Agrigento. Il Palermo Olimpia di Zurlini, perché è consapevole di aver pareggiato, anche se in casa, con la favorita numero 1 del campionato interregionale. Ma veniamo alla partita, assai nervosa per la verità, piuttosto brutta, e che si è praticamente ridotta a poco più di un tempo effettivamente giocato a causa delle numerose interruzioni. Emozioni col contagocce nel primo tempo, decisamente di marca biancorossa, dopo tanti calci e poco calcio. Una delle rare al 40esimo, è il gol dei padroni di casa. Lo segna, manco a dirlo, un ex, Simone Cannavò, con questa bella rovesciata che lascia di sasso l'ex compagno Policardi. Rivediamolo il bel gol dell'attaccante biancorosso, da elogiare per prontezza ed acrobazia. 1-0 il risultato con il quale le due squadre vanno al riposo. Nella ripresa la Cireale in avanti a testa bassa. La manovra dei Granata si fa più veloce e ficcante ed il vantaggio dei palermitani vacilla in un paio di occasioni. Al 64esimo il pareggio che porta la firma di Amato, ancora una volta jolly vincente della Cireale. Il piccolo attaccante subentrato a Barraco sfrutta così un cross teso di Carnaro. Quest'ultimo migliore in campo con manca per i Granata. La Cireale ci prova gusto e continua ad attaccare, ma alla fine il clima comincia ad arroventarsi sul rettangolo di gioco. L'arbitro, il signor Bigliozzi di Ferrara, dopo una sospensione di 5 minuti, espelle inspiegabilmente D'Agostino e Calamia. L'11 di Busetta tira saggiamente il remo in barca e fa tesoro di un punto davvero sofferto. Eccolo il tecnico Granata a fine gara. Busetta, la partita si preannunciava difficile alla vigilia, e così è stato anche in campo? Ma non difficile, difficilissima, perché oltretutto la partita è stata interpretata dai giocatori dell'Olimpia in maniera quasi battagliera, cioè il primo tempo, i primi 25 minuti, i primi 20 minuti non si riusciva a capire se era una partita di calcio oppure se era una caccia all'uomo, quindi naturalmente interpretata anche in una maniera molto particolare dal direttore di gara, che magari nei nostri confronti attuava delle decisioni particolari. Nel secondo tempo siamo andati in svantaggio su una palla che secondo me non doveva andare dentro, perché c'era stato un fallo al nostro difensore e quindi l'attaccante avversario ha potuto colpire. Nel secondo tempo abbiamo interpretato la partita, nonostante si fosse ancora a battaglia, in maniera giusta, come era da interpretare, giocando la palla in ogni angolo di campo. Abbiamo acquistato spazio, abbiamo fatto gol e Conticelli poi ha salvato il risultato in almeno 2-3 occasioni, quindi è stato un grossissimo Cireale, ha fatto un grossissimo risultato su un campo che scotta e scotterà da qui alla fine del campionato. 0-0 a Caltagirone, Comiso Folgore 2-0, Marsala Enna 1-0, Nissa Bagheria 2-0, a Barcellona Pozzo di Gotto, Partini Caudace batte Nuova Egionato interregionale. A Cireale Mazzara 40 punti, Agrigento Favara 35, Partini Caudace 34, Comiso e Scicli 31, Marsala.